una persona che si comporta bene, Meloni. La Lega era un partito che curava molto il territorio, si occupavano anche del settore nostro. Ultimamente si è un po' lasciato perdere. Per capire come sarebbe andata, bastava ascoltare per tempo le loro voci. Fare un giro per la campagna di Padova, dove le ragioni dello scontento da mesi crescevano, distanti dalla politica. Comunque io sono leghista, voto Zaia per non votare altri, politicamente non mi interessa più. È lontana dalla prima Lega, diciamo, ecco. Anche il fatto lì di programmare quel viaggio lì in Unione Sovietica, insomma, secondo me, insomma, l'ha pagata un po' sta cosa qui, eh. Non è che la gente da lì è andata a sinistra, si è rivolta appunto alla parte di Fratelli d'Italia, ecco. I campanili segnano l'ora di un tempo diverso, prima sconosciuto in queste ex roccaforti della Lega, che il voto delle amministrative ha consegnato a Fratelli d'Italia per molte ragioni. Non lo so, io non ho mai votato la Lega, sempre ho votato PD, per cui mi stanca bene. E tanti miei amici che ho parlato insieme votano Fratelli d'Italia al posto di Lega. Un po' Salvini forse ha stancato, quindi forse si cerca magari un'alternativa che sia magari sempre nella fazione della destra, che è un po' qui abbastanza radicata. Il vento è cambiato a destra, proprio qui, in questa terra veneta, una volta ritenuta politicamente inespugnabile e ribattezzata Padania. Il capo della Lega sta sbagliando tutto, questo è fatto. E quindi c'è un drenaggio verso Fratelli d'Italia. E poi sta sbagliando anche in politica interna. E bisogna parlare meno e agire di più. Chi? Quella da parte della Lega. E invece Fratelli d'Italia? Fratelli d'Italia hanno più o meno mantenuto le promesse fatte, diciamo così. Ma non è che sia deluso dalla Lega, che in momenti è molto difficile, bisogna stabilità e correttezza e via diretta, e Draghi mi sembra la soluzione migliore. Domiziano Giacon è uno dei più importanti imprenditori della zona. Ha 9 stabilimenti, dà lavoro a 400 persone e fattura 80 milioni di euro. Ci tiene a non schierarsi, anche se ci confessa una certa simpatia per Giorgia Meloni. Forse magari è la più coerente con quello che fa, con quello che dice. Forse è quella che è riuscita a far sì di essere ingarbugliata meno degli altri, più chiara.